Tempo, rischio e capitale sono tre elementi che combinati insieme ti danno la performance. Allora cerchiamo di capire meglio come interagiscono in questa nuova puntata di Lo chiamavano Saverio. Bentrovati, io sono Giacomo e sono qua ogni martedì a darvi delle pillole di educazione finanziaria. Ma vi regalo anche Welcome, di cui vi lascio il link in descrizione, che è un corso completo per imparare ad investire da soli, per chi vuole iniziare appunto a prendere il controllo della propria situazione finanziaria. Oggi parliamo di tre elementi che vanno visti insieme. Abbiamo detto il capitale, il tempo e il rischio. Perché? Perché per arrivare a un certo risultato, voi avete bisogno di un certo capitale, impiegato un certo tasso di rendimento che a sua volta dipende dal rischio che correte per un certo periodo. Ora, cosa succede? Che se voi avete un capitale grande e tanto tempo, potete rischiare pochissimo perché avete un capitale sufficientemente importante che, capitalizzato anche un tasso piuttosto basso, vi permette di raggiungere l'obiettivo. Vi faccio un esempio. Se avete 500.000 euro e ve ne servono 505.000 fra 6 anni, praticamente potete fare anche il classico buono postale o conto deposito. Se invece avete un capitale relativamente piccolo, ma tanto tempo, di nuovo potete assumere poco rischio, perché l'effetto della capitalizzazione composta ripetuta negli anni vi permetterà di ottenere comunque il capitale che vi serve per raggiungere un vostro obiettivo. Vi faccio un esempio: andare in pensione. La situazione più rischiosa è quella di chi ha poco tempo e poco capitale e vuole raggiungere un obiettivo ambizioso. Perché? Perché questo vi spinge, e in rete trovate un sacco di spot anche più o meno ingannevoli in tal senso, a vedere il mercato finanziario come un roulette, dove io per duplicare il capitale in 4 anni, ok, ho bisogno di un tasso di rendimento altissimo. E dove lo trovo questo tasso di rendimento? Con operazioni finanziarie che non sono più un investimento, perché come diceva Benjamin Graham, l'investimento è quell'operazione che cerca di dare un certo guadagno tenendo sotto controllo il rischio, correndo rischi esageratamente alti. Qua è quello, il trader fa questa cosa qui e, come dicono le stesse piattaforme, DEGIRO, ActiveTrade e compagnia cantando, bruciano il conto in 2 o 3 anni. Voi cercate di aumentare il capitale disponibile, per esempio risparmiando tanto, allungate i tempi, quindi iniziate il più in fretta possibile, mi rivolgo a te che mi guardi e sei giovane, ad investire, e cerca un tasso di rendimento che sia il più possibile alto, ma che non comprometta la perdita del capitale. I tempi lunghi, la capitalizzazione composta e la tua pazienza faranno il resto. Io ti ringrazio se vorrai iscriverti a questo canale per non perdere nessuno degli aggiornamenti e per il pollicione su se questo video ti è piaciuto. Noi ci vediamo martedì prossimo con una nuova videopillola. Buona settimana e buon investimento.